Oggi. No, fra 3 ore ben è fatta. Oddio, fa sempre effetto, vero, uno che si sposa. E poi mica per dire, ma anche nello stesso stabile. Maghette, ti piace quello lì? Niente, niente, c'è stato qualcosa fra voi due? Ma figurati, l'avrò visto un paio di volte. Ma che soffri? Se non le dici a me ste cose, eh? Ma dai, tu passi. A me è antipatico, è una gatta morta. Credi a me, non ne vale la pena. Gatta morta, direi timido. Ma timido? Scusa, sai, un mese fa l'ho incontrato per le scale, sai che mi ha fatto? Boom, una botta dietro. Ma dai, non l'avrà fatto apposta. Ah no, se io ti faccio così non lo faccio apposta, eh? A mano aperta. A mano aperta, così, panfete, uno dall'ultimo piano si è affacciato. Figurati, avrei voluto darti un consiglio, una lezione per come cammini. Perché? Come cammini? Direi un po' in fuori. Cammino in fuori io. Potrei, no, scusa, chi me lo impedisce? Per questo con me è sempre stato corretto. Correttissimo. Buongiorno, zia, dormite bene? Bene, bene, che vi stavate chiacchierando di là voi due? Niente. Si parlava... D'amore? Qui non si parla che d'amore. D'amore la mattina, d'amore a mezzogiorno, d'amore la sera. Io lo sento che ne sarei guaio. Tu la rovini quella povera ragazza. Quale guaio? Oh, guaio, sì, guaio. E ricordati che se combini guaio, tu fili da questa casa, eh? Ti rimando da mio fratello a Milano. Io non ti ho fatto venire a Roma per mettere le idee settentrionali nel cervello di tua cugina. Oh, sempre uomini si parla in questa casa, sempre, sempre. Io, se non era per mamma mia che mi spiegava tutto, all'età vostra credevo ancora che i bambini ne assessero, sai come? Sotto un cavolo. Con un bacio. Scusa, zia, vero? Non è per offendere, ma non te l'avevano mai dato un bacio? Un bacio? Mai. Chi sarà? Babbarina! Scusi, Robestelli. Piano di sotto, interno 6. Buongiorno, zia, ho dormito bene? Hai preso tu il giornale? Quale giornale? Il messaggero. Non ho visto nessun messaggero. Ecco, non appena porti il giornale subito sparisce. Il giornale a me la mattina non me lo dovete toccare. Il giornale è una cosa che voi donne non dovete toccare, tanto non ci capite niente. Il giornale di là comincia ad urlare di prima mattina. Io urlo quanto mi pare, questa è casa mia, l'ho pagata, l'ho mobiliata e se voglio urlare urlo. Urla di là, questa è la cucina e in cucina urlo io. Ah! Chi era? Niente, Iori. Per quello là che si sposa. Ah, che sposano tutti, tutti sposano. Invece ai tempi miei sposavo soltanto poca gente, ma di brava famiglia. Che schifo oggi, che schifo, mamma mia. È andata la sposa di là, da lui. Quello ha fatto il colpo. Gli ha portato un cinema e 2 campagne, 20 ettari, furbo lui. Sta pure bella. A chi piace, per me non dura. Sì, ho fame. Fame, fame? Ah. Chi ti ho sentito stanotte? Sei venuto in cucina a mangiarti le patate risse. Una patata? E che ci posso fare se ho fame? Ingrassi! Ai tempi miei non era così. Le ragazze ingrassavano dopo sposato, non prima. Uffa, sempre marmellate, certo che ingrasso. Ma che fai, esci? Che non posso uscire neanche adesso. E dove devi andare? A cercarmi il posto. Ah, ancora questo posto? Ecco, guarda.
Cercano sì giovani ambosessi lavoro facile e buon guadagno. Io ci vado. Tu non sei ambosesse. No. Tu sei donna. E il tuo posto è la casa, la cucina, qui. Ambosesse. E dai, con questo medioevo. Che dici tu, non ti capisco? Dico che non siamo più nel medioevo, che la donna c'ha lo stesso giro dell'uomo, anche in campo amoroso. Perché c'ha la sua indipendenza lavorativa, almeno dalle mie parti. È giusto. Che ci sto a fare in cucina io? Cesira lavoro, no? Voglio lavorare anch'io. Eccole qua, d'accordo, tutti e due. E lei sempre, la milanese, la settentrionale, la mette direttiva, ci vanno ad arco. E sta scema i colleghi a bocca aperta che l'ammira. Aspetta a bocca aperta che te sei in musca. Ciao! Allons enfants de la patrie. Rivoluzionaria! Esaltata! Esaltata! Non gridare nel corridoio! Io grido nel corridoio, in cucina, dove meglio, credo! Ah, l'hai preso tu il giornale, avevo voglia a cercarlo. Adesso non posso manco leggere. Il giornale la mattina è mio, voi avete tempo di leggerlo dopo, quando vado in ufficio. E a che ti serve, mo, il giornale? Tua figlia è pazza, cerca lavoro. Non voglio più sentire questa parola in casa mia. Tu ti devi sposare con chi vogliamo noi e quando vogliamo noi, perciò a casa, zitta e a casa. 5.000! 5.000 al giorno mi davano per i fumetti. Mi ci facevo la dote! E tu non hai voluto. La dote ce l'hai. La dote di una signorina è l'onestà. Ah, basta, non esageriamo. Se non teneva la campagna con la povera sorella mia, che Dio l'abbia in gloria e che tutte le anime del purgatorio la proteggono, col cavolo che te la sposavi tu. Quello che ci vuole per mia figlia lo so io. Casa e famiglia. Famiglia e casa! Un lampo, zio! Poveretto. Povero ragazzo. Chissà se lei lo ama davvero. Emozionatino, dottore. Ma chissà, magari se mi parlava. Destino. Cesira! Momento! Forse dovevo incoraggiarlo io. Fermo. Aiuto! Oddio, ma cosa fa quella ragazza? Oddio, ma la si ammazza! Aiuto! Perché hai fatto questo? Perché? Rosetti! Sì, quella pensa ai vasetti. Portiamola di là. Ma perché hai fatto questo? Perché? Ti appendono di testa con un gatto. Vieni. Un tentato suicidio in casa nostra. Andiamo a finire su tutti i giornali. Mamma mia, come pensa. Un tentato suicidio in casa nostra. Che scandalo nel palazzo. Regolare. Povero dottore, quanto disturbo proprio oggi, mi fa avere il rimorso. Avrei preferito un'altra occasione per conoscerla. La lingua, per favore. Soffre? No, è lei, dottore. Io? Che c'entro io? Dicevo per respiri. Dire, tante volte fa soffrire anche la felicità, almeno lo dicono sui romanzi. Ma respiri, signorina, da brava, andiamo. Ah, tutto in ordine. Comunque la scampata bella, adesso basterà un po' di riposo. Arrivederci, signorina. Mi scusi la fretta. E tanti auguri. Auguri a lei piuttosto, dottore. Grazie. Auguri di cuore. Grazie. Niente, niente, signora. È solo un po' di spavento. Domattina le dia una bella purga. Sì. Buongiorno, come sta? Bene, grazie. Ma non è proprio niente. Meno male, Carlo. Che spavento. Io proprio l'ho vista giù. Allora, grazie, dottore. Cosa devo per il disturbo? Ma le pare una sciocchezza. Oggi è tutto gratis. Ah, allora grazie e auguri alla sposa. Grazie. Con questa felicità. Auguri ai figli maschi. Buongiorno, grazie. Tutti maschi. Auguri grazie. Ancora. Grazie. Grazie. E forza, andiamo. Dai, monta. Dai, esatto, monta che cresci. Spiritoso. Forza. E spegneteva un po', che stavo meglio. Ah, vedi che roba, oh! Cesira! Cesira, vai! Te l'apprezzo! Gia.
Invitata? No, un'occhiatina, lei? A me piace vedere i matrimoni. Quello di domenica scorsa a Santa Gaetana, una canonata. La sposa. Cara. Come sta bene? Che bellina. Lei è un bel personalino, eh? Statura piccola, ingrassa presto. Ha visto che bel velo? Pensi che io ne ho uno quasi uguale che ho comprato a Burano una volta che sono andata in gita aziendale con la Commi. Certo che il velo fa veramente matrimonio. Quanto so carino. Che bella cosa. Che bel velo. Io non entro perché sennò mi commuovo, vado a casa. E lei? Non mi lasci sola, mi accompagni. Venga su, venga a prendere un caffeino. Facciamo le carte. No, signora, è impossibile, sai il lavoro. Un'altra volta. A presto, allora. Ecco. Ciao, Cesarina. Arrivederla. Ma te levi, a morta di sonno. Ordinario. Ma levatene mezzo. E chi ti tocca? Scusi, eh? Prego. E andate avanti. Permesso? Stia fermo. Prenda 5 carte. L'avvenire. Vediamo. Per nascita, lei sta attraversando un periodo felice per l'amore. Il cosiddetto periodo di Venere. Non perda tempo. Scusi, e quanto dura questo periodo? Un anno, due? Oh, un mese sì e no, secondo i casi. Cosa vuol che capiti in un mese? Oh, capita, capita. Molti uomini si stanno orientando verso di lei. Ne vedo uno, due, tre. Ma quanti, signorina mia? Veramente una bella scelta. Ce n'è uno fatale, è chiarissimo proprio. Il fante di cuori. Accidenti. E come faccio a riconoscere quello buono se saranno tre? È qui la soluzione. Mi porti una fotografia, una lettera, una ciocca di capelli, ci mettiamo sopra questo e conosciamo subito il nostro tipo. Ora le faccio per me. Voglio vedere se mi mettono il telefono. Però so solo un mese di tempo, devo sbrigarmi, vero? Bisogna che tenga gli occhi aperti. È complessina, lei sa. Complessina la nostra Cesirina. Ma presentemente non ha nessuno. Per tenere allegro il cuore qualcuno ci vuole. Oddio, magari ecco, uno ci sarebbe, ma sa, non è di quelli che vengono sulle carte. Però sicuro, sa, non più giovanissimo, fotografo, napoletano. Lavoro dove lavoro io, sa, la casa del passeggero. Requisiti morali molti. È già qualcosa. Sì, ma non è tutto. Ma insomma, è una cartuccia che volendo si può sparare a occhi chiusi. L'ultima cartuccia. È venuta, allora io a lei la conosco. Cesira me ne ha parlato tante volte. Io sono la cugina di Cesira. Lei è cugina di Cesira?
Gesù. Sa, non stava bene. È successa una cosa terribile. Per questo l'ho accompagnata. Ma l'ho persa di vista. Sono entrata nell'autobus e lei no. E adesso dove è andata? Che gli sarà successo? A chi? A Cesira. Perché? Ma lei è Mario il fotografo. Ah, sì, questo l'avevo capito. Ma lei è la cugina di Cesira. E non mi aveva detto mai niente. Gesù, Gesù. Ma come si dice ho una cugina così? Ma che sta in piedi? Si accomodi. Ma che bella visita che ho avuto stamattina. E che fa? Piange. Sto in pensiero. In pensiero con degli occhi così belli. Si accomodi. Buongiorno. Oh, finalmente. Tardi. Ma dove ci sta? Un'ora. Ci si deve, a che facciamo? Scusi, signor Filippo, ma mi sono dovuta fare delle carte. Va al tuo posto, va. Si accomodi, 5 minuti. Sì, vabbè, aspetta. Signore, deve dettare? Deve dettare, signore? Ma che vuoi? Scusi, volevo sapere se deve dettare. Ma che dettare? È stata una visita insperata. Cesira lavora, lavora tanto. Bisognerebbe farla distrarre, divertire. Toccherebbe a lei, no, Mario? Va bene, facciamola divertire questa sera, no? Viene anche lei, che non può. È fidanzata, forse? Io? No. E allora? Allora, signorina, combino tutto io, eh? Ci penso io a questa sera. Mario, poi là. Buongiorno, dottore. È arrivata Cesira. Ma, signorina! Io che ti farei? Scostumato. Ma come entri così, senza chiedere permesso? Ma non lo vedi che sono in compagnia? Appunto perché sei in compagnia ti ho chiamato dottore. Vabbè. Bella, bella, complimenti. Bella, modestamente. Bella, bella, bella prima vista. Bella, chi è? Chi è? Basta, non dirò, capito? Capisci? Forza? Io non ti capisco quando parli. Ho capito. Ah, okay, ma non hai capito niente? Ho capito. Ma che capito? Quella è cugina una mia collega. E abbiamo combinato questa sera, è vero, di uscire un po', divertirci. Facciamo una cosa. Sì? Tu sei libero. E vieni anche tu. Dove? In casa di certi pittori miei amici. E hanno invitato a te? Si capisce, perché sono fotografo. E che vuol dire? I fotografi, caro mio, sono degli artisti. Io scruto, io osservo, io guardo, io penetro lo sguardo, io sono l'obiettivo vivente. Sai che facciamo, Io mi porto a questa e tu alla cugina. E che facciamo? Si balla, si parla, si... Ho capito, basta, non dirlo. È una casa... mi scia, vede di casa, vede la scena italiana. Dai che non ti capisco, ma che dici? Ho capito. E si fa tardi? Perché io tardi posso fare, Mamma non vuole che faccio tardi a notte. Vabbè, va. Se per far contento un amico, io lo dico io a mamma. Mannaggia, brutta puzzone. Vuoi inaugurare la macchina nuova, Ci siamo con la macchina, non la voglio. L'ho portata sta sua la macchina nuova, Ammazza che affare che hai fatto. Un 1.400 seminova a 300.000 lire. Non so, ma ci fa pensare se non tale più. Vabbè, ormai è fatta. Tiè, queste sono le chiavi, la macchina sta su, dammi 300.000 lire, affare fatto. Subito però, se no mi metto a piangere, tale più. Piangi pure, ripigliati le chiavi, ma che ti do 300.000 lire? Ma che scherziamo? 300.000 lire regalate? Io non la voglio regalata, io la voglio comprata. E poi voglio sapere che compri. Ma come che compri? Una macchina, seminuova. Ma che vuoi? Io non voglio niente. Io voglio sapere, insomma, questo 1.400 di chi è. Ma come di chi è? Tu vengo io di chi è? Può essere rubata. Come rubata? Rubata? Tu mi stai raccontando tanti pasticci. Prima mi hai detto che la macchina era tua. Poi mi hai detto che non era tua. Poi mi hai detto che era di tuo padre, che te l'ha lasciata, che è morto papà. Sì. È morto papà, sì. Ma quando? Io mi sono informato, 20 anni fa. La guerra è il 15-18. Povero babbo. Beh? Ma nel 15-18 non c'era il 1.400. E poi io voglio le cose in regola. Io voglio il passaggio di proprietà. No. Ma come no? No, il passaggio di proprietà non si può fare. Ma perché? Il passaggio di proprietà non si può fare. Non per nulla, ma per la semplice ragione
Non si può fare. Ma quale ragione ci vuole? Io non lo so. Non si può fare, or ti dirò. Dunque la macchina, ecco come stanno le cose. Dice, di chi è la macchina? Or ti dico. La macchina è di un commendatore di Asti. Ora il commendatore è di Asti. Ma vive a Genova. Con un amante. La moglie non lo sa. Ecco la tresca. Ora il commendatore di Asti mi chiamò e mi disse, caro, ecco la macchina. Noi siamo soci, però. Vedi tu, vedi tu. Ora il commendatore, per non avere noia, vero? Dice, sai, tante volte ho noia in famiglia, dice, io strappo. Strappa, ha strappato tutto. Ha strappato il libretto di circolazione? Tutto, ha strappato tutto. Ammazza, hai capito? Ma che te frega? Che te frega il libretto di circolazione? È la macchina che conta, la macchina cammina. Ma io cammino con la macchina senza documenti e se mi firma? Ma chi te ferma? La polizia. Ma chi? Ma quella è una macchina mastodontica, è un bolide quali. Ma chi te ferma? Mario, stasera con quelle due sgallettate quando esci ci fai una figura di niente. Ne riparliamo questa sera, Mario. Beh, ne parliamo questa sera. Ne parliamo stasera. Però mi fa piacere che hai capito. No, io non ho capito niente. No, tu hai capito. Hai capito. Ho capito. Ammazza il volpe, oh. Mi faccio il palto nero quest'anno, che dici, me lo faccio? Ma no, scusa, il palto nero invecchia, fa signora. Poi questo qui non vorrei mica buttarlo via. Ma me l'hanno già visto tutti, mi riconoscono dal palto a quadri. Cosa c'entra, scusa? Il quadro è sempre classico. Eccoli. Buonasera, scusate il ritardo, eh? Oh, ma che fate? Io mica posso star fermo qui, cama. Salite, no. Su. Chiudi. Anna. Il mio amico Romolo Proietti, la signorina Cesira. Colombo, piacere. Piacere. Noi ci siamo già conosciuti, non si ricorda di me? No, mi ricordo. Strano, eppure c'è un viso che si ricorderebbe. La signorina Agnese. Tirabassi, piacere. Piacere. Dove andiamo? Andiamo ad un picnic. Siamo stati invitati a casa di certi artisti, di certi pittori. Anzi, io proporrei di portare qualche cosa. Non so, un fiasco di vino, un po' di prosciutto, perché si tratta di un picnic. Ognuno porta una cosa. Io porto la signorina Agnese, la cara cugina. A proposito di cugina, la conoscete quella storiella di quel cuoco? Di quel cuoco che aveva la cugina economica? Che stupidatta. A me quanto mi fa ridere questa cosa, la cugina economica, la sapete? Signorina Agnese, c'era un cuoco che invece di avere la cugina economica aveva la cugina economica. Invece con la C, con la G. Eh? Invece con la C, con la G? Con la G, mi fa ridere. Lei l'ha capita? Beh, vabbè, lasciamo perdere. Sì, qua. Sì. Ah, quanto è bravo. Bello, grazie. Bravo, bravo, complimenti, bravo. Ma anche lei ha una bella voce. Ha una bella voce anche lei. Di pittura. Di pittura come se ne intende. Anche di pittura. Le piace questo? No. E perché? Non è somigliante. A chi? Boh, e che ne so. Quanto è carino. Che mani, Ciccio, guarda che mani, che belle mani. Belle, meravigliose. Sì, belle. Belle, ma qua si mangia, belle. Capire, belle. Beh, vuoi un aiuto, Sì, bravo. Andiamo a preparare i panini. Agnese, chi non lavora non mangia. Lo scherziamo, eh. Ecco, venite a mangiare dei prosciutti. Ho sempre fame. L'unico che lavora. Ecco, ma, scusi, qua, ecco. Ma lei perché non sta con Cesire? Dopo, perché mi dispiace se sto con voi? Stia fermo, ma lo sa che lei è un bel mascalzone? Mascalzone, sì, ma innamorato. Ah, e giù le mani. Io a Cesire le voglio bene e lei la deve fare felice. E a me chi mi fa felice? Uffa! Ah. Quanti panini? Ne posso prendere? Prego. Che mani, che belle mani. Ti piace? Che cognome fa lei? Io? Tirabassi? Meridionale? Sì. Come a me? Ah. Cucù. Chi è? Oh, quando sei simpatica. Ma non la soffocate. Oh, chi è? Posso prendere un panino? Oh, ma prego, tenga. Perché non prepara altri panini? E io per questo sono qua. Uno viene e fa cucù, l'altro e io taglio panini. Che devo fare, fotografie? No. Signorina, mi dà un panino? Prego. Piano, non fate confusione, tenga, piano. Prego. Ecco. Chi è sta?
stato? Valla a trovare. Chi mi aiuta, ecco bene, benissimo, bravi. Vogliamo ballare? Balliamo? Vuole guadagnare? Un lavoro facile. Venga qui domattina alle 9, può? Ma di che si tratta? È semplicissimo, adesso le spiego tutto. Alle 9. Un bicchiere di vino, Mettasele qui. Grazie, ben gentile. Tu non bevi? Oh, si immagini, se bevo addio, arrivederci a Pasqua. Tu cugina? Sì, bella ragazza, vero? Ma scusi, qual è il suo tipo? Straniera. Basta, non ne ho più. Ma sa che le tagliano male i capelli a lei? Ma che fai? Ma tagliati i capelli? È un segretuccio mio. Ma che permesso? Se l'ha messo? Permesso. Andiamo all'aria. Sta casa è piena di sorci. Su, non ti faccio pregare. Mai non so cantare. Impossibile, con quel faccino ha talento di sicuro. Non ci faccio soffrire. Aspetta. Su. Adesso canta. Aveva un bavero color zafferano e la marsina color ciclamino. Diceva che non sapeva, diceva. Veniva a piedi da Lodi a Milano per incontrare... Non so c'è più. Vuoi ballare? Ho detto di no. Oddio, si critica, vero? Ma poi si capisce che la chiamano la città eterna. Senti, mi fai un favore. Conforme di cosa si tratta? Mi fai una telefonata. Guarda, questo è il numero. Tu dici, pronto, so Anna. Se ti dicono chi è, non capisco, tu li attacchi. Se invece ti dicono, buonasera Anna, mi dai il microfono. Allora, pronto, sono Anna, chi è, non capisco, metto giù. Non capisco, li attacchi, sì. Se invece dici... Buonasera Anna, mi dai il microfono. Pronto, sono Anna. Pronto? Sei tu? So io. Stai bene? Sto bene. Per salutarti. Ti voglio tanto bene. Ciao. Buonanotte. Mi senti? Pronto? Pronto? Tieni. Ha parlato? La sua fidanzata? Sposato. Bel mondo, vero, per l'artistico. A me mi viene sonno, nana, se no. Andiamo? Veniamo! Che idea di andare via, mi divertivo tanto! Com'è bello qui, Agnese, che posto caratteristico, è vero, com'è bello.
Ci vorrebbe proprio la macchina per fotografare. A lei piace, a me non mi piace. A me mi piace, mi piace anche voi. Ma insomma, uno vuole passare una bella serata e lei subito comincia con le mani. A me mi piace. Io fermi, io le do uno schiaffo e chiamo Cesira, sa. Datemi lo schiaffo e chiamate Cesira. E un cazzo capo, dai. Namo! Monta. Monta. Ehi, ferma! 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 Ma che fa? Niente. Ma dove mi porta? E state zitta. Ma quella al telefono che ha risposto. Buonasera, Anna. Sì. Ma scusi, lei dove conta di farmi dormire? A Parigi? Mannaggia le donne. Scusi. Ma non l'hai visti qui, là, sua Jeep? Ma perché scappa lei? Ah, a ridaglie. Attento! Ma che vuoi? Ma perché scappa? E state zitta. Signorina Agnese, perdonatemi, non lo faccio più. Mi lasci stare? No, no, non vi lascio. Ma ditemi, chi vi ha fatto così bello? Ma voi chi vi ha fatto così brutto? Quando siete cattivi, l'accompagno a casa. Chiamo la guardia, eh? E mi lasci in pace, allora. Mo tu tevi quest'autobus e te ne vai a casa. Io c'ho un amico mio qui che c'è in garage. Oh, per tutta sta faccenda, zitta, eh? Bene. Ciao. Oh, senti po'. C'è altro? Come ti chiami tu? Cesira. Cesì? Non fiatà, eh? Aspetti! Ha detto tu caro, a te ti dico che questa è una casa da bene. Fila dritto, se no te ne vai. Te ne vai, te ne vai, te ne vai, la via vece. Non si canta a quest'ora, io mi alzo alle 7. Io non cantavo, io rimproverò la tua nipote. E vergognati che avessi dovuto farlo tu. Già, mo per rimproverare questa chiameremo Beniamino Gigli. Educazione! Se tu sei matta e quella è scena che ti corre dietro e ti sta a sentire, io sono più pazza e più scena di tutte e due. A quella le rombo le ossa e a te ti mando a Milano, da mio fratello. Mi capè? Mi capè? E dai! Tu è molto che sei arrivata? No. Che tipo quel giovanottone? Chi? Quel Proietti. Perché? Che t'ha fatto? Niente, figurati, si fa così per dire, non insistere. Già a me la discrezione non mi fa fatica, vero? Ah, io il paltò me lo taglio. Cosa? Niente, ho deciso che lo taglio, mi ci faccio il tre quarti dal paltò a quadri. Sì, però dico almeno 70 da terra, sennò ti fa vecchio. Serata piuttosto fine, no, nel complesso? Prima sì, ma poi quel tuo Mario. Mamma mia che cafone. Per la strada, vrum, e dai, e toccava. Un assalto addirittura, e che è? Hai letto l'ultima puntata di Rendimi la mia vita? Ma a te non ti fa effetto questa storia di Maria? A me mi sembra enorme. Ma cara, cosa vuoi che ti dica? Non si può vivere col metro in mano, vero? Ma insomma, io le mie distanze le so tenere. Metodo, cara. Perché? Che vuoi dire? Che faccio io? Forse un niente di provocazione. Io? Tesoro, chi desidera non considera. Va buona, va. Libero? Sì. E beh, come famo? Giallo o nero? Gialle. Gialle. E beh, fammi gialle. Ma sono gialle. Questi? A me mi parlano neri. Sono gialle. Cesira? Non toccarmi, prego, circolare. E chi ti tocca? E allora cosa vuoi? Io sono venuto per dettarti una lettera brevissima a prezzo speciale. Con copia? Non occorre scrivi. Spettabile ditta Cesira, il sottoscritto per comunicazioni urgenti. E per farsi perdonare, invita la signoria vostra a cena questa sera, appuntamento ore 8 a Piazza Esedra. Non usciamo insieme, se no questi malignano. Accidenti, che gentiluomo. Accetti? Va bene,
Per domani è posto, vero? Beh, vabbè. Grazie, signore. Che ha, una nazionale? Beh, mi pare ce ne ho due, va. Famo una per uno. Grazie, io non fumo, ma ogni tanto mi piace. Grazie. Signor direttore, virgola da capo. Il suo rifiuto inspiegabile mi pone di fronte alla realtà. Non ricevendo risposta col denaro, neanche a questa mia entro stasera, saprò cosa mi resta da fare. Non si stupisca quindi del mio gesto. Ha scritto gesto? La mia dipartita non le lascerà che l'ombra d'un rimorso. Capisco che non sono questi tempi per nutrire sogni di bellezza. Bellezza col B maiuscolo. Grazie. La firma adesso. Il suo Alessio Spano. Scusi, non vorrei intromettermi, vero? Forse capirà tutto se le dico che non ho nemmeno... Senta, per la lettera non importa. Sarebbe 60 lire, ma fa niente lo stesso. Ma lei la spedisce proprio? È un momento brutto. La radio ha sospeso la mia rubrica, il canto della lodola, l'ha mai sentita? Sospesa, e sa brutto. I giornali, ma li leggi i giornali? Tutta cronaca nera, concorsi di bellezza, scandali, marziani. Niente poesia o letteratura, allora come fa a vivere un, mi scusi la mia immodestia, un poeta? Dove scrive? Sui muri. E allora basta, basta. Ho goduto abbastanza per capire che la vita è... niente di più. Grazie. Stamattina mi sono alzato. Ho guardato il cielo. Aspettavo una raccomandata con assegno. Neanche quello, neanche quello. E allora basta, 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 basta. Signorina, grazie. Grazie, mi scusi, mi scusi. Aspetti. No, scusi. No. Per me... No, signorina, guardi. Me li ridarà. A questo patto sì. Senta, la stracci quella lettera. Vedrà che domani andrà meglio. Anche oggi, guardi. Si tenga su, mancherebbe, scusi, un signore come lei. Guardi che io non mi sbaglio, sa, a colpo. Ho visto subito dal tratto. Lei domani riavrà il suo denaro, signorina. Signorina? Cesira. Cesira. A domani. Fioraia? Quant'è? 40 lire. 40. È tutto rinsecchito, 30, va bene? Va bene. Buongiorno. Signorina! Per me? Sì. Grazie, sei disturbato. Non si incontra facilmente una donna che meriti un fiore.
Grazie ancora. A domani. A domani. Mamma, un fiore, eh? Un caro amico. Un poeta. Questo piroscopo piglia tutta la strada e sono pure matto. Io avevo la mia testa, lei mi ha tamponato. Ma non c'è una guardia qui? E chiamiamo una guardia, ma intanto ho ragione io, no? Lei si ferma di colpo. No, scusi, io voltavo a destra, lei mi ha sorpassato a destra, è ridicolo. Però lei non ha messo la freccia. Ma come faccio a metterla se non ce l'ho? Io ho il lampeggiatore. Lei doveva guardare e frenare tempestivamente. Ma che tempestivamente? Signorina, lei ha visto? Sì, io effettivamente ho visto lampeggiare quel coso là. Ha sentito, la signorina ha visto, ho ragione io. Ma che ha visto lei? Non ha visto niente. La signorina ha visto, glielo garantisco. Ma che garantisci? Permesso? Che c'è? C'è che questo signore mi ha investito, io i testimoni. Ecco, la signorina ha visto tutto. Sì, io effettivamente. Ehi, ma perché mi vuol rovinare lei? Ma ti stai zitto, dammi i documenti, ti dia la patente. Volentieri. Aspetti, signorina, non vada via, è questione di un momento, prendo il suo indirizzo. I am sorry, darling. Maurice, let's go, I'm bored. It's not really worthwhile. Del resto ha visto anche la mia fidanzata, vero Resi? Haven't you seen it too? Yes, darling. Ma sì, finimola, dai. Ignazio Bolognini Funicola e Maria Montorsi. E allora lei che ha visto, signorina? Io... Oddio, ho visto. Veramente mi pare che quella macchina lì andasse molto forte e ha frenato e voltato di colpo. Oh, è quello che sto dicendo da mezz'ora. Ma signorina, prima ha detto di aver visto il lampeggiatore. Io prima? Io non so neanche che cos'è il lampeggiatore, pensi. Comunque, lei ha visto quel coso rosso che si accendeva? Parlavo con lei, scusi. Dicevo, ufficiale, che ho visto la macchina del vigile che frenava di colpo e quella lì bianca che gli tagliava la strada. Questo l'ho visto, vero? Bene, bene. Dammi la patente. Grazie, signorina. Grazie veramente. Non so proprio come ringraziarla. Don't stand there gaping, darling. She wants to raise a fuss. Of course I see. Ma perché non parla italiano, lei, scusa? Non deve mica avere una vita semplice, lei. Perché? Lavoro e mi alleno. Si allena a cosa? Box. Mo c'ho i campionati laziali. Mi sono un po' appesantito, dovrei perdere un paio di chili. Scusi, allora faccia qualche bagno turco. Potrebbe venire al mio albergo diurno di fronte alla stazione. Le faccia fare lo sconto. Magari, è un'idea. La box, che paura. Però mi piacciono le persone forti, sono più sincere. Ecco, guardi, abito lì, subito dopo la pizzeria. È un po' lontanuccio, ma un quartiere molto ben abitato, tutta edilizia moderna. Guardi un po', le voglio far vedere qualcosa. Un anno fa. Ah, eccola qui lei. Come si taglia i capelli corti. Posso tenerla, e come sì? No. Gesira? Oh, Agnese. Vieni su? Sì, vai avanti, vengo subito. Allora, Ignazio, arrivederla, grazie tanto. Grazie a lei, signorina. Mia cugina Agnese. Ignazio Bolognini, piacere tanto. Andiamo su allora. Che fretta, stiamo un altro po' insieme, andiamoci a prendere un caffè, eh? No, guardi, è impossibile, è troppo tardi. Lei sa dove trovarmi per la testimonianza? Certo. Comunque, venga a trovarmi anche senza testimonianza. L'aspetto, Ignazio, rivederla. Certamente. Signorina? Ma che è un pompiere, lei? Ma dico, vigile del fuoco, cara, mancherebbe. Beato lei che va sempre a teatro gratis. È il mestiere. Ma Stella, un po' di discrezione. Insomma, noi leviamo le tende. Arrivederla, Ignazio. Buonasera. 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 Chi è quello lì? Un noioso.
Buonasera. Buonasera. Ah, Mario, l'hai fatto aspettare tutta la sera. Come lo sai? Ha telefonato. Oh, gli fa bene aspettare, figurati. Si ero mai più, mai più. Vai su che vengo subito. Che fai? Oh, Cesira, vuole entrare? Grazie, un momento, signora Pina, sarebbe una cosa urgente. Prego. Ciao, Agnesina. Buonasera. Tururu, tarararu, tarararu. Venga di là. Stiamo più calde. Prego. Sa cosa mi sembra la sua casa? Una bomboniera. Oh, gusto modestamente ne ho. Gusto e, con rispetto parlando, è agiata. Ho lavorato tanto. Signora, ecco per il pendolino. Ah, questo è Mario, il fotografo. Sa, ne ho potuti prendere pochi perché ha i capelli molto corti. Non c'è fluido. Sfido io. Accidenti questo periodo di Venere, porca miseria. Veda un po' questo, un romano, un certo Proietti. Vorrei sapere almeno se è vivo. A me risulta vivo. Non telefona. Va bene che un tipo, diciamo, di poche parole, ma insomma una telefonata. Cara, non bisogna cercare l'amore complicato. Ma io non cerco l'amore complicato, ma hai detto che cerco l'amore complicato? Veda un po' questo, signora. Si muove. Accidenti se si muove. È questo? No, è questo. Bel ragazzo, tipo energico, tutto casa e famiglia. Signora, non sarà mica un altro del gruppo a far muovere il pendolino. Ci mancherebbe, benché sono tutti bei ragazzoni. Sorbole. Signorine. Buongiorno. Buongiorno. Mi riconosce? Direi. Come mai da queste parti? C'è un incendio. No, mi trovavo a passare. L'ho vista, allora ho detto, forse la signorina Agnese va in centro. Agnese? Si ricorda il mio nome? Ah. Sì, vado in centro, vado in un ufficio. Forse mi danno un posto, forse, eh? Ah. Allora, se vuole l'accompagno, io oggi non ho niente da fare, sempre se non disturbo. Ma che gentile, sa che con l'autobus ci vuole un'ora? E allora ne approfitto. Andiamo. Di qua? Da questa parte. Ah, sì. Signorina Tirabassi, ossequio il commendatore. Avanti, venga avanti. Tirabassi? Sì. Nome? Agnese. Primo impiego? Sì, commendatore. Lei non ha mai lavorato in un ufficio? No, no, commendatore. Beh, non importa. Tutto sta ad avere le attitudini necessarie. Le dirò che nel mio ufficio sono molto esigente coi miei collaboratori. Prima di tutto, serietà. Su questo punto io non transigo. Non transigo perché il resto è una conseguenza. Lei mi insegna che la puntualità, l'ordine, il rendimento, la riservatezza sono figlie della serietà. Chiaro? Non prometto nulla. Vedremo. Stenografia? Datilografia? Beh, lei potrebbe occuparsi del mio archivio. Non è un lavoro difficile. Tutto dipenderà dalla sua buona volontà di imparare, di collaborare, di affezionarsi al lavoro. Perché qui siamo una grande famiglia. Tutti per uno, uno per tutti. E ci aiutiamo scambievolmente. Beh, che è successo? Sembrava una persona tanto per bene, un padre. E invece quando lui mi aveva parlato, io gli avevo detto tutto. E mi sembrava tanto buono, allora... No. Che roba, io gli vado ma a spaccare no. Il muso. Ci vado. Venga qui. Venga, andiamo via. Che centaglia, credono che tutti siano come loro. Mi sembrava tanto serio, ma perché la gente deve essere così cattiva? Incoscienti. Beh, ma lei non pianga, mica sono tutti così, sa per fortuna, eh. Ma io voglio sapere perché tutti mi devono mancare di rispetto a me tutti. E invece, guardi, io ho conosciuto poche ragazze come lei degne di rispetto. Poche, giusto mia sorella. No, tutti. Ci asciughi gli occhi, va. Ma guarda in che stato mi ha ridotto sta ragazza. Parola d'onore come se l'avesse fatto mia sorella. Ah, scusi, sa. Nervi. Su, adesso lei si calmi, non ci pensi più. Far piangere sì begli occhi
È un gran peccato. Ricorda la canzonetta? No, lei non se la può ricordare, la cantava mia madre. Quanto è bella sta via Appia. Ci fermiamo un momento. Ma è tardi, alle 7 devo stare a casa. 5 minuti. Ma che fai, mi sporco la gonna? E c'è il trenche. Peccato che non ci sia la luna. Perché? Di solito ci vieni quando c'è la luna. Io? Mai. No, dicevo così per dire. Gli stranieri ci vengono apposta per vederla con la luna. Dicono che sia bellissima. Guarda che cielo. Sì, ma è tardi. Ehi, ragazzina, ma lo sai che io ti considero come... Ti ho mancato di rispetto, di? Ti ho mancato di rispetto. No, questo no. E lo sai perché? Perché ti rispetto veramente. A me è bastato un giorno per capire che tipo sei. Tu sei una ragazza di cuore, tu sei bella. Bella e onesta, è raro. Oh, ti volevo dire una cosa. È meglio che tu a tuo cugino non dici che ci siamo visti. Scusami, Ignazio, dimmi la verità. Forse che tra te e Cesira... Perché a Cesira gli voglio bene. Io? Ma tu sei matta con Cesira. Ci siamo visti 2 o 3 volte per la testimonianza e basta. No, è meglio non dire niente a nessuno. Neanche Cesira capirebbe che siamo buoni amici e che ti rispetto. Capito? Su, andiamo. T'accompagni a casa. Lo vedi come sono fatto io? Se io la rispetto una donna, per me è sacra. Grazie, Ignazio. Sei tanto caro. Restiamo ancora 2 minuti. È tanto bello qui. Vuoi? Guarda che cielo. Che cielo. Signore? Sì? Signore, un'offerta, prego. Quant'è? È 100 lire soltanto. Ehi, guarda, vediamo cosa vende. Me ne dà uno? Uno pure a me. Signore? Cos'è, la Croce Rossa? La giornata dell'arte, signore. E che è? La giornata dell'arte per la diffusione della cultura italiana nel mondo. De che? Cultura, signore. Quante gliele do? 1, 2, 3, 4, 5, 100 lire l'uno. Aiutiamo l'arte, signore. No, grazie. Ho fretta. Analfabeta. Mario Romolo! Dai, ragazzi, un po' di cavalleria, vero? E quindi? E le offerte? Ma che offerte? Aspetta un minuto, parliamo. Oh, e qui bisogna che si metteva d'accordo. Io t'ho accompagnato, ma mica posso perdere le giornate per te. Io. Ah, io ti faccio perdere le giornate. Tu dalla prima volta che ti sei presentato con la macchina non mi hai lasciato più. E io non te lascio, non te lascio, ormai ho concluso. Io sono serio in affari, sai. Sarebbe bello, vero, che di punto in bianco io mi presentassi un bel giorno e ti dicessi la macchina è venduta. Tu avresti tutto il diritto di dirmi. Magari. Però... Magari. Come magari? Quando mi piace. Quando è bello. Ammazza il volpo. Dice mi piace. Un 1.400 seminuovo a 300 mila lire, no. Dice mi piace. Ma chi parla del 1.400? Ammazza il volpo. Io sto parlando di quella, Agnese. Guarda quanto è bella. Che personale. Mi piace proprio, mi piace. E gli hai esternato questo tuo sentimento? Che cosa? Dico questa tua passione. Dico gliel'hai esternata. Ah no, ho paura di un rifiuto, sai. Io sono orgoglioso, mi farebbe troppo male. Ma che c'hai la macchina, lo sa? Ma chi ce l'ha questa macchina? E si è fissato con la macchina. Ma cavolo, ti circolare. Ma te lo gridare, eh? Ma ragazza, è così, ma cavolo, ti circolare. Ma che macchina? Ci permette, signore, questa è la mia macchina, posso accompagnarla, la via butti dentro, lo shanty again, non fai la scena di scena. Posso commettere? Oh, a barbone, e vedi, andate, sta a parlare affari, ma che... Ma come, ma quello è uno straniero. Il barbone viene ai pulci, vuole, qui. Ma quello... Signore, un'offerta per l'arte. Cosa vende, signorina? Niente. Agnese, eh? Andiamo al pinto. Restiamo qui, c'è tanto sole. Signore? Agnese. Ignazio. Che c'è? Ti devo parlare subito. Signore, almeno lei. Guarda chi si vede, buongiorno.
È un secolo che non ci vediamo. È da un mese che il colonnello mi tiene chiuso in caserma. Ma guardate che bella combinazione la vita, eh? Passo e trovo le care cuginette. Signore? Che c'è? Che è successo? Perché mi hai telefonato? Non ci dovevamo vedere stasera. Sono disperata, disperata, Ignazio. Che fortuna questo incontro. È vero. Allora, domani, Cesire? Mm? Ragazzi, su che non si conclude niente, andiamo. Domani cosa? È libero? No, la testimonianza. Domani c'è la testimonianza, è arrivato il conto del carrozziere, 60.000 lire. Lei mi deve salvare. Ma io ho paura di dire una bugia. Paura? E come si tira indietro? Ah, va bene, io che avevo detto a casa, mamma, sta tranquilla, mamma, che c'è una signorina che mi aiuta, è tanto gentile ed è pure tanto carina. E io perché dovrei venir meno ai miei doveri di onesta cittadina? Che cosa ci lega? Vi posso accompagnare? Piuttosto sì. Ragazzi, al pincio, al pincio! Veniamo al pincio! Ma che pincio? La vuoi portare tu? Io non voglio portare niente. Allora monta. Maledetta la macchina, ma... Un'offerta, signore! Andiamo via, ti devo parlare. Io mi ammazzo! Ma stai tranquilla, stiamo qui. Non possiamo parlare anche qui. Anche per Cesiro, non voglio che se ne accorga. Non ne posso più. Sei depresso? Un po'. Comprendo questa tua depressione, vero? Dovuta al semplice fatto che hai circoscritto la tua vita nella meschinità. Ma mi fa piacere che sono stato io ad aprirti gli occhi, vero? Hai fatto un grande affare, hai fatto. Te la do 1 a 20 che la fata bionda è tua adesso che c'hai la macchina. Io la macchina non ce l'ho e lasciami in pace, vedi? Sono abbastanza triste. Mi accorgo di essere seriamente innamorato. E buttati. E dove mi butto? Di sotto. Che hai? Sei invasa dal timore? Eh? Dico, sei invasa dal timore. Timore! Vuoi che faccio io l'approccio? Vuoi che esterni questo tuo sentimento alla fata bionda? No, perché io non potrei, che oggi non ho fantasia, sono stanco. E non puoi, sei la parte interessata, è una questione di tatto, vero? Sei in stato di inferiorità. Lo faccio io, lo faccio. Vuoi che faccia l'affare? Tieni, l'affare è fatto, direi. Queste sono le chiavi. Le chiavi di casa sua? Le chiavi della macchina. Prima la frusta e poi il cavallo. Remember. Ma sei proprio sicura? Sì, Ignazio. Guarda, io non ti avevo detto niente perché tu potevi pensare che io ti volessi costringere. Ma se non lo dico a te, a chi lo dico? Io non ho nessuno. Ci mancava pure questo, mannaggia la miseria. Ma dimmi una cosa. Mi vuoi bene, dimmi, vuoi bene? Ma sì. Devo andare adesso, ho fatto tardi. Non lasciarmi solo, Ignazio, ti prego, non lasciarmi. Ti permetti, fata bionda? C'è quella schifezza d'uomo che si è invaghito di te. Lo so, sta buona a leggere gioco perché io gli devo mollare la macchina. Fata bionda, scendiamo al sodo, vero? Se tu mi aiuti c'è un 5% per te. Ma tu che vuoi? Un 5%, remember, fata bionda. Ragazzi, che bottino! Ancora 200 lire! Fata bionda! Fata bionda! Buonasera! Non vuol fare un'offerta, signore? Niente per la cultura italiana nel mondo? Quale cultura? Capisco i suoi ideali e mi dispiace di deluderla, ma io non caccio una lira. E io il distintivo glielo do lo stesso, signor Spano. Mi conosce? Alessio Spano, il poeta, no? Ha letto qualcosa di mio? Insomma, la conosco. E lei non mi riconosce? Certo. Cosa fa di bello? Stavo pensando, domani devo consegnare la mia rubrica alla radio e non ho ancora un'idea. Ah, l'hanno ripresa la radio? Ah, perché? Sì, sì, mi hanno ripreso. Buon raccolto, eh? Ci saranno 6-7 mila lire, così a occhio e croce. Mi parli di lei? Sempre la solita vita? Pianista. Ricordo perfettamente. Veramente io scrivo, signor Spano. Oh, che stupido, sì, sì. E cosa sta scrivendo di bello? Scrivo a macchina, la casa del passeggero. Cesira!
Oh, sì, è Cesira, non dica di no. Eh sì, la casa del passeggero. Ho pensato spesso a lei in questi giorni. No. Eh sì, come no, ho pensato spesso a lei. Ma dove le ho messe? Che cosa, signor Spano? Crede che abbia dimenticato le 1000 lire? No, lasci stare, Alessio, assolutamente, guardi. Ma cosa vuole che siano 1000 lire per me, al punto in cui sono? Giorno più, giorno meno. No, mai, ecco, mai. No, ma lo sa che lei ha un bel caratterino? Somiglia alla mia Isotta. Chi è, la sua signora? No, Isotta è la protagonista di Noi che cerchiamo la pace, un dramma radiofonico che la Rai vuole assolutamente che odia. In lei ho cercato di rappresentare tutte le donne di questo mondo, con le loro angosce e la loro solitudine, la spietata solitudine delle donne d'oggi. L'ho ambientata nel Medioevo. E chi vuol capire, capisca. Cosa vuole che non capiscano, signor Spano? È talmente chiaro, evidente, bello. Dunque, dicevo, Isotta mi ricorda molto lei, sì. La stessa generosità, la stessa fiducia, la stessa lotta diuturna contro la cieca indifferenza degli uomini. Io sento molto il problema della donna. Sì, molto. Andiamo a cena? Io veramente ho i miei amici che mi aspettano. Chi sono? È un mio collega d'ufficio, fotografo artistico, poi c'è il dottor Proietti, commerciante, credo, d'auto, e mia cugina Agnese e una mia ufficiale, Ignazio Bolognini. Andiamo con loro. Bene. Spano, piacere, permettete che vi inviti tutti a cena. Prego, 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 venite, prego. Articolata, sinuosa. Le piacciono le donne, Alessio? Le donne, la poesia, che c'è d'altro? È sensibile. Sono dura, faccio soffrire. Farebbe soffrire anche me? No, credo che non ne avrei la forza, però mi piacerebbe, sa. Che occhioni. Le piacciono? Sono stupidi, vero? Che occhioni. Che? Il conto. E bevo da me. No, non dia fastidio. Venga. Ha un lapis? Sì. Grazie. Beh, questo che significa? Significa che io metto in conto. E ci porti pure un altro litro. Un altro litro. Lei, signorina, mi sembra un po' preoccupata, stanca. Sì, vorrei andarmene. Io dico ufficialmente che è tardi, signori, Tardi? Ma se la vita incomincia adesso, è di notte che si vive, di giorno si vegeta, si lavora, dico bene. Dice benissimo, è quello che dico sempre io, è di notte che si lavora, bravo. Lo senti, professore, un litro? Garçon, sto litro. Professore, stiamo giocando. Perché? Sono 5.300, che facciamo? Ho firmato, metti in conto, no? Professore, ce l'ho già un altro conto, è lungo, che volemo fare? E con questo scappo, forse. Facciamo la romana, va. Ma sì, Alessio, dividiamo. Ma come dividiamo? Oh, ha offerto lui, dividiamo. Che dividiamo? Quello che dico, offro io. E se avevo offerto io, no? Cosicché lei non paga, invita pure la gente. E ordina pollo. Ah, va bene. Mi permette? Ma perché? Se uno non paga, ordina tutto meno che il pollo. Ma lei che vuole? Io voglio essere logico, vero? Allora mi porti tutto quello che c'è nella lista meno che il pollo. Io non pago e lei non protesta, va bene? Ma che discorsi sono? Allora io vengo sempre a mangiare qui. No, lei qui non c'è più.
Perché chi ce lo impedisce? Lei, oste. È che ne è un altro, sicuro. A lei dovrebbe far piacere che noi veniamo qui e non ce lo può impedire. Non ce l'ho. Su, su, ragazzi, via. Vogliamo andare? E se ne va. E se gli altri vogliono pagare, lei perché si mette di mezzo? Lasci pagare, no? Parola d'onore, questa è la ricompensa dopo anni che vengo qui, io che vi ho lanciati. Permette, Cesira, regoliamo dopo. Controlli e si tenga il resto. Ma io il resto non lo voglio, ve lo sbatto in faccia. E resta, aspettiamo, aspettiamo noi. Ma manco una lira te lasciamo. Non se la merita, sono tutti arricchiti. A chi è arricchiti? Volevo scommettere che becaccio fuori a carci. Quanto scommettete? Quello che volete voi. Mi permette? E qui ce la mettete d'accordo. A chi caccia fuori a carcere? A me o a lui? A tutti e due. In che senso? Nel senso che mi caccia fuori a carcere a tutti e due. A tutti e due. C'hai il paltò? Ce l'ho. Via. Permesso? Ci permette? Permesso? Ci permette. Venga, Cesira, via. Andate, buonasera, andate. Buonasera. Si accomodi. Ah, Roma sta diventando una cosa impossibile. Signorina Cesira, venga un minuto con me che voglio restituirle tutto. Noi ci assentiamo un momento, aspettateci. Ecco, aspettateci qui, a questo bar, noi torniamo subito, un minuto solo. Aspettateci al bar, torniamo subito. Un minutino. Non andate via. Non andate. Via. Andate, dai, capito. E ringrazio a Dio che non te faccio chiudere. Oh, te lo do io, ringrazio a Dio. Ma fuori orario sta, lo potrei far chiudere domani. Io c'ho un compagno di scuola che sta a questura centrale, figurati. Sì, ma dove sono andati? E dove sono andati? Se la sono squagliata, no? Te dicevo che io ce n'ho una di conoscenza in tutti i campi, gente influente, gente importante, me devi credere. Mica ma me. Perché si sono squagliati? E pusillanimi, avevano paura di compromettersi. Vatti affidata a gente che conosci per caso. Lo sai che ti dico che l'umanità mi fa schifo a me. Quanto credi che può durare? Che? Questa situazione politica. Aro, che situazione, che ne so io? Io sono un artista, io studio, io osservo, io scruto, io sono un obiettivo vivente, che ne so? E io apposta a parlare a te, no? Tu oggi hai avuto la fortuna di comprare una macchina seminuova, sì, a tre, sì, perché sì, l'hai comprata amo. Da me. Dico macchina. A tre. Vabbè, io devo dare a tre perché io anche a tre tanto metto tutto nel grande giro d'affari. Dai a tre. No, non darete che tre. Dai a tre. Sì, sì, sì. No, dai a tre. Sì, sì. A tre perché l'hai comprata da me. Ah, sì. Ma se tu me la chiedevi domani, se tu non mi davi sette, io non te la potevo lasciare. Dice perché? Perché non te la posso lasciare, te la posso lasciare, te la posso lasciare. Ma tu non me la lasci adesso né domani, perché tanto questa schifezza non me la compro. No, tu l'hai già comprata. Io non l'ho comprata. No, tu l'hai comprata. Anima di mia madre, mettiamo le cose a posto. Io non l'ho comprata. Allora io che faccio? La beneficenza. Ma quale beneficenza? Eh sì, io faccio la beneficenza. E sarebbe? Io questa macchina l'ho già venduta. Al mio socio ho versato 150.000 lire. 50.000 lire a mamma perché deve andare a fare i fanghi. Allora che faccio? La mia mamma va a fare i fanghi e io la macchina non ho. Ma andrà mamma tu ai fanghi? Io che ci posso fare con tutti questi imbrogli? Di, mettitelo bene in mente, questa macchina non la voglio! No, tu sta macchina la vuoi, prendila, sta qui. E lasciala qui, perché io me ne vado. E dove vai? Me ne vado a casa. Tu a casa non ci vai. Tu ragioni. Io non ho bisogno di ragionare, vado a casa. No, tu ragioni. Io voglio andare a casa. No, tu ragioni. Provalo, lasciami andare a casa. Se ti dico che ragioni, ragioni. Ma io voglio andare a casa. Cosa dirà l'ente per quei soldini? Non si preoccupi, ce li metto io. Li prendo alla posta. Ah, dei risparmi alla posta? Ah, brava, fa bene, Cesira. Diamoci del tu. Questo è bene, previdenza. Io non voglio sapere quanto hai, ma comunque ricordati che prima o poi io ti restituisco tutto. Eccoci arrivati. Vuoi che prendiamo il mio dramma? Ma ci sono i nostri amici che aspettano, faremo tardi. Ma un secondo, vieni, vieni, vieni. Là dove la notte trema per i tuoi amplessi. Senti, che ne diresti di un paio di giorni a Capri? Ischia magari, che è più economica. Capri mi piacerebbe. Beh, ci andremo un giorno. Senti. La padrona di casa è un tipo un po' difficile, praticamente mi impedisce ogni libertà. Mettiti questo. Se si affaccia sul corridoio, non si accorge e ti scambia per un amico. Scusa, sai? Scusa. Ecco, sii indifferente. Vieni, vieni Alfredo, passa.
Ecco, questa è la mia dimora. Vieni, togliti il cappotto, su. Consegnami il dramma che andiamo via. Dimmi se ti piace il titolo, I giorni dell'uomo solo. Tanto, un po' triste. Ma... Allora togliti il cappotto, su. Fa un frescolino qui. Ho capito, tu sei una piccola borghese che non ha il coraggio delle proprie azioni. No, è che forse il mio cuore non è libero, anzi, meglio dirlo subito, vero? È occupato. Allora ci facciamo un caffè, vieni a prendere un caffè, tanto per tenerci svegli. Come vedi, io ho tutto qui, ma si sente che manca la mano di una donna. Certo, oltre che per il patto pratico, vero, per quello spirituale, ideale. Si sa che la donna per sua natura è compagna. Si capisce, ecco, in un momento è fatto. Tu non sei un uomo come gli altri, sei un artista. La società se ne frega degli artisti. E già che stai parlando al poeta e non all'uomo, vieni, ti voglio dare il mio dramma. Oh, eccolo qua, ma non te lo leggerò, voglio darti questa prova di fiducia. Leggitelo da sola, a casa, fa le tue osservazioni, correggi gli errori di ortografia, contenta? Anzi, già che ci sei, nei momenti in cui non hai niente da fare, mi faresti un favore? Ma certo. Me ne faresti 3 copie, 2 magari in velina, eh? In un giorno te la cavi, cara piccola Cesira. Volentieri. È un'opera profonda. Chi è Saba? Dagli un'occhiatina. Io, se permetti, mi riposo un minuto. Un minuto solo. Un pisolino. Il vino di quel mascalzone era una porcheria. Un minuto solo, sai? Un minuto solo. Tu intanto sorveglia il caffè, cara. Cara la mia bambina. Un minuto solo, appena il caffè è pronto mi chiami, Mi chiami. Oh. Cesirina, scusa. Non preoccuparti, ti sveglierò io. Grazie, cara. Sei un angelo. Alessio, il caffè. Un momento, ma 5 minuti, oh. Signorino. Che c'è? La luce la pago io. E poi lei lo sa che donne qua dentro, io non ce ne voglio. È la mia dattilografa, questa è la mia segretaria, la signora Elvira. E manco le segretarie voglio. Ma cosa fai, Cesira? Resta. Devo andare, Alessio, è tardi. Hai preso il mio dramma? Sì, sì. Vengo a trovarti. Sì. Domani. Va bene. Non è bello da parte sua, signora. Non è bello. Beh, non sarà bello, ma lei domani si prende la sua roba e fila via. Ci rimetterò magari un mese, ma aria, aria, oh. Ma insomma, il passaggio di proprietà. Non si può avere, perché il commendatore non sta a Asti, sta a Genova e vive con un amante. Che vuole andare a moglie a dire, guardi che suo marito non sta a Asti, sta a Genova con l'amante. No, vada a moglie, vada a moglie, vada a moglie. Copiamo e chi è, vada a moglie, monta. Monta, vada a moglie, vada a moglie. Ma io me ne voglio andare a casa. Ma perché vuoi andare a casa, perché? Perché ho paura, me ne voglio andare a casa. Hai paura? E tu sei il fotografo artista, il binocolo vivente. Sì. L'obiettivo vivente. L'obiettivo, tu mi fai schifo. No, lo so, ma me ne voglio andare a casa. Vada a casa, tieni, va a casa, tieni. Le possi ammazzate, tieni. Va a casa, un mese, fatto bene. Sto zozzo schifoso. Cesi, che fa? Sono andati via? Tutti, zozzi vigliacchi. Ma perché non mi hanno aspettato? Ma che ti aspettano? Aspettano te. Mo che fai? Monta, andiamo. Monta, dove vai? Dietro. Allora grazie. No, ma sbrigati. Chiudi. Ma come faccio, ha ragione, amore mio, come faccio con 30.000 lire al mese più l'indennità d'incendio a mettere su una famiglia? Se tu avessi un po' di pazienza, io in un anno mi sistemo. In un anno? E poi ci sposiamo col bambino. Senta, Romolo. Sia buono, mi lasci andare, buonanotte. Prima mi lusinghi e poi mi abbandoni. Mi prometti almeno di offrirti un caffè al bar notturno?
No, senta, grazie mille. Buonanotte. Mi lasci andare. Ammazza gente, siete. Senta, Romolo, mi dispiace. Abbia pazienza, Romolo. Adesso non mi tenga al broncio. Non volevo offendere, vero? Buonanotte. Buonanotte lo stesso. Buonanotte. Cesira. Scusatemi. Oh, Cesira, ti avevamo aspettato. Poi Ignazio ha voluto accompagnarmi a casa. Mi dispiace che sei tornata sola. Ma cos'hai? Non stai bene? Beh, non è. Sto benissimo. Senti, non te l'abbiamo detto prima perché lui voleva tenere il segreto. Ma io e Ignazio... Siete evidenti, cara. Ogni spiegazione è inutile. Cesira. Vattene, sai, non toccarmi. Ti entro quel mascalzone. Oh, perché mascalzone? Io non ho fatto niente, che ho fatto? Vi siete divertite a prendermi in giro tutte e due. Adesso capisco. No, non posso, sono di servizio. Devo uscire, devo andare dalla sarta, ma io con te non ci sto più neanche un'ora. Io me ne vado. Bugiarda! Cesira! Ma che gli ho fatto? Adesso uno non può trattare gentilmente una ragazza che subito si... Un'altra volta si vuole buttare dalla finestra. Dobbiamo fermarla, quella si ammazza! Cesira! Cesira! Oh, madonna mia, quella si ammazza! Ma che dici, sei matta? Ah, io vado su, io vado a dirglielo a papà. Dobbiamo salvarla, dobbiamo fare qualche cosa. Ma perché vuoi svegliare tutti a quest'ora? Ma che importa, io vado a dirglielo a papà. E se tu non hai coraggio, vattene, oh! Agnese! Papà! Zia! Papà! Zia! Che c'è? Che succede? Mamma mia, un uomo in casa! No, zia, è Ignazio. È un amico nostro, un amico mio e di Cesira. È un vigile del fuoco. Oh, cosa brucia quest'ora, Gesù? No, ma che sa da brucia? Oddio. Ignazio, parla tu. Io non ci capisco più niente. Ecco, signora... Signorina, prego. Scusi, signorina, la signorina Cesira... Che ha fatto quella pazza? È saltata? È morta? No, Agnese, la signorina Agnese, ha paura che sia successa una disgrazia. Sì, sì, sì. Ma esagera. Io non ci credo. Che c'è? Cos'è che non credi? Buonasera, permette, Ignazio Bolognini. Piacere. Mio padre. Ah, molto piacere. Ma tu che fai là? Che succede? Papà. Buonasera, Romolo. Oh. Beh, non se ne va più a casa? Non ci vado più a casa, gente che mi odia. Sei scappata da casa? E dov'è? Non so. Dov'è a dormire? Dov'è questo? Mi consigli lei, Romolo. E a me chi mi consiglia? Neanche io so d'andare a dormire. A casa mia non ci posso andare. Io a casa mia non ci posso andare. A meno che... Volevo andare a dormire a casa mia. Se tu mi fai un piacere. Telefonare? Sì. Tu fai sto numero, dici pronto. Se risponde buonasera Anna, senta, ma chi telefona lei? Perché sai io ho certi piaceri. A mamma. A sua mamma? Se mi dice da Natale la presento. Ti vorrà bene a mamma. Lo sai che vi somigliate? Sei simpatica, sai? Sei simpatica. Ci credo. Che mi sei simpatica? No, dico la mamma in generale. Ce n'avete tutti una, la tirate fuori quando vi fa comodo. Senza offesa, vero? Ma che discorsi sta a fare? Va a fare sta telefonata, cammina. Sbrigati. Sarà mica quel 1004 che ci hanno segnalato. E pare proprio quello. Guarda un po'. Pronto? Hai risposto? Pronto? Ma, andiamo, ma. Via, su, vieni con me, andiamo. Ma! Muovi, andiamo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Lei è troppo avida, signora, se lo lasci dire. Troppo avida. Per un mese non si manda via un gentiluomo. Lasci stare, il portacenere è mio.
Pronto? Sì. Telefono. La radio? La questura. Pronto? Sono io, Alessio. Sono Cesira. Senti, potresti fare un salto qui al commissariato Nomentano? No, un equivoco. Ah. Ma come? Dovrei venire come? A garantire. Garantire te. Ma certo, certo, vengo immediatamente. Ha sentito? Mi chiamano per garantire. C'è chi ha stima di me, cara signora. C'è chi ha stima! Vengo. Signor commissario, il professore sarà qui a momento. Va bene, si accomodi. Mascarogna! Mascarogna! Mascarogna, mascarzone, farabutto! Te lo levo io il vizio se ruba le macchine! Vieni qua, carogna, smuovete! Vieni con me, carogna! Beh, scusi tanto, sa, dottore! E le vede il cappello davanti al dottore! Chi è vassallo? T'ho portato la biancheria! Sa, lui è tanto sofistico, sa? Se cambia sempre la maglietta, la mutandina. Oh, dottore mio, che notte che ho passato. Quasi quasi è meglio che sia finita così, stavo troppo in pena. E io lo dicevo, non telefona, non te fa vede, sta lontano. È perché te voglio troppo bene, ma... Sente, lo sente, lui è fatto così. Per dire la verità, è stato sempre affezionato. Sono le cattive compagnie. Quelle l'hanno rovinato. Le donne. Eccoli. Cesira! È tornata. Che roba, io ho girato tutto. Quella ha fatto il guaio, lo sapevo. Io ho girato tutto, ho fatto il policlinico, il Santo Spirito, il pronto soccorso. In questura non sanno ancora niente. E sul giornale? Beh, ancora presto, casomai stasera. Tenga, commendatore, gliel'ho preso per lei. Grazie. Ma è possibile che tu non sai dove si è cacciata? Tanto amica e poi... Ma che ne so io? Signor Ignazio, si prende un caffè, l'ho fatto fresco. Grazie, signorina. No, non mi chiami così, mi fa senso. Mi chiami come vuole. Magari... Zio. Ah, io vi dico una cosa, quello ha passato la notte a Villa Borghese e ha fatto le schifezze. Ma zio, non dire così, basta! Oh! Agnesina è insensibile come me. Ma prende una fettina di pane, un po' di marmellata. Lei è giovane, deve mangiare, deve nutrirsi. Bravo. Agnese ci ha detto tutto. Fuffa, come vuoi andartene via da casa? Secondo me tu fai uno sbaglio. Ma cosa vuoi, gente che non mi capisce? Altra conformazione di idee. Mi spiace anche a me, sai. Vedi, Cesira, tu sei una brava ragazza, gentile, capace di grande affetto, di generosità. Troverai un giorno un uomo che saprà capirti. Ma sai, noi donne tante volte siamo delle stupide. Si fa troppo conto del fisico, invece è l'interiorità che conta nell'uomo. La sua esperienza in fatto di cuore. Se vuoi, eccomi qua, ma ti conviene. Io ho 53 anni, tu quanti ne hai? Non voglio saperlo, ma almeno una trentina meno di me. Vedi, io certe volte penso che sono riuscito come poeta, ma fallito come uomo, senza casa, senza un legame, libero sì, ma solo a combattere giorno per giorno. Oramai per me non è più una questione di vita, ma di vitto, eppure. Ho ancora un po' di speranza. Tu vuoi andartene da casa, invece a me mi hanno cacciato via, me la piglio, no? Anzi, ci rido sopra. E ti propongo, oggi vacanza, ci vediamo a mezzogiorno, andiamo in campagna. Parleremo, molte cose cambiano parlando. E chissà, forse andremo in fondo ai nostri sentimenti. Vedi, io potrei essere tuo padre. E ti dico, siamo amici, vuoi? Sì, Alessio. Ti passo a prendere a mezzogiorno alla casa del passeggero. Così deposito la mia valigia, mi metto un po' in ordine, faccio toiletto, una pulitina e prendiamo il tram dei Castelli. Grazie, Alessio. Sei caro tu. È così la vita. La vita ci apparirà. Ma... Oh, buongiorno, Cesirina. Buongiorno, signora Pina. Come va la nostra Cesirina? Non si può più vedere. Come va? Come vuole che vada, signora Pina. Permette, il poeta Alessio Spano, signora Pina. Onoratissimo. Spano, il nome non mi è nuovo. Pendolino? Il canto della lodola, alla radio forse. Ah sì, è vero, può darsi.
Piacere. Anche lei abita qui? Sì, un piccolo appartamentino, un mutuo, sa, più per investimento che per altro. Del resto a me non serve un grande appartamento, sono sola. Bel posto, costruzione solida. E dove va di bello? Una cosa poco poetica, vado al mercatino. Oh, c'è una poesia anche nei mercati. A quest'ora la folla, gli incontri, quel senso di festa, la spesa. Lei è emiliana? Sì. La cucina emiliana. Sai che una volta io mi trovavo, parlo di tanti anni fa, mi trovavo dalle parti di Modena. Signora mia, le garantisco io. Beh, scusatemi, io vado su. Oh. Con permesso. Piacere. Piacere. Ciao Cesarina. Arrivederla, signora. Simpatica. Tanto signora, poi. Beh, ci vediamo a mezzogiorno. Io vado e ricordati quello che ti ho detto. Non mancherò, Alessio. Ciao, cara. Sursum. Sursum. All'una ti aspettiamo, eh? A tavola. Ciao. Dai. Ciao, Agnese. All'una precisa. Dai, Angelo. Mi raccomando. Che dire? Tu. Ah, pazza. No, e prego? Niente rimproveri. Vi annuncio che presto vi levo il disturbo. Faccio la valigia e me ne vado. Domani, forse anche stasera. Dipende. Buongiorno, Ignazio. Ciao, Cesire. Ah, Ignazio, caro, mi raccomando. Vai, sii puntuale, Ignazio, ci teniamo. Ci dobbiamo mettere a tavola tutti insieme con la sposa. Bella la sposa, bella Ciao. La sposa. Che Bravo. Coppia, che fortuna. Bello. Un galantuomo in casa Ciao, nostra. Sole, Ciao, Ignazio, bello. Accorto per che le scale. Un galantuomo in casa nostra. Ciao, Ignazio. Vai, vai. Ignazio, bello. Bello. Buono. Caro. Cesira, dimmi. Cesira, mi perdoni. Ma cara, figurati. Io non ce l'ho con nessuno. Non è nel mio stile, modestamente, vero? Di stile ne ho sempre avuto. Ci rido sopra. Poi Ignazio, vero? Bravo ragazzo, bravissimo, tutto quanto, ma per me, sai, altri orizzonti. Ti faccio tanti auguri belli. Cesira, ti voglio bene. Anch'io, Agnese. Ecco. Questo è il mio regalo di nozze. È troppo bello. E tu? Oh, io casomai mi sposo in tailleur. Non sono più una ragazzina. Oi là. Un uomo al telefono. Pronto? Sì? Dimmi, caro. Volevo darti una buona notizia. Ho telefonato alla radio, mi hanno detto che devo andare alla Rispoli per un servizio, una cosa loro. Si tratta di una piccola inchiesta poetica. Ho fatto bene ad accettare? Ma certo, diavolo, è un'occasione magnifica. Partiamo alle 12. Ah, vai già in stazione? Beh, mi precipito, guarda, posso. Sì. Ah, sei già lì? Allora, guarda, dimmi il binario. No, dimmi il binario che io... Vengo subito, sì. Faccio il biglietto in treno, lo stesso. Ah, ah già. Ah, c'è anche il tuo direttore, caspita. Eh già. Ben amen, pace. Sarà per un'altra volta. Sì. Senti, ci vediamo domani. Mi telefoni tu. C'è gente che vuol telefonare. Lascia che aspettino, scusa. Pronto? Pronto? Pronti? Ha messo giù? Chi era? Era Alessio. Parte, ma torna domani per la sua carriera. Va col direttore, pensa. Avrebbe del rosmarino? Perché nell'agnello di latte un leggero odore di rosmarino non ci sta male. No, no, anzi. Rosmarino. Bella valigia la farò domani. Cesira. Cesira, pensa, ci resta con noi. Non so, vedremo. Le 8:30. Devo andare al lavoro. Cesira. Ciao. Cesira. Sì, 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 sì.
Sì. Esaltato, torna puntuale, che abbiamo invitati. Puntuale. Capito? All'una meno tre. Perché all'una precisa si mette in tavola. Poi si torna in ufficio e alle 8:30 puntuali ci si rimette a tavola. Laura, a tavola. Pina, mi dia la pasta. Grazie. Come pesava, ma quanto ne ha presa? 2 chili. Certo che gli zita, gli spaghetti, i rigatoni non sono come le tanto decantate classiche tagliatelle emiliane, vero? Permette, Alessio. Prego, prego. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Oilà, oh, oh là là, le mele, le mele. Ma quante ne ha prese? 3 chili. Ma che sprecone. Oh, non cominciamo con l'ingiuria, vero? Dove la metto questa roba? In cucina, là in fondo, scusi, Alessio. Oh, che bel appartamento, aria, sole. Signora Pina, mi dia un'informazione. Quanto dura questo mutuo? Oh, sta per finire, 2 anni ancora. Ah, benissimo. Che bel bagno. Permette, signora Pina, che mi dia una pulitina? Forza, andiamo, andiamo. Monta da petto che cresci. Spiritoso, stupido, sempre la stessa storia.